Allora, volevo sfatare qualche mito sull'archeologia, perché tante volte la gente mi dice: "Ah, che bello, avrei voluto fare l'archeologo quando ero bambino", un po' come uno dice: "Voglio fare il pompiere, voglio fare la ballerina, l'attrice, il calciatore". In realtà l'archeologia non è quella cosa vagamente romantica che la gente pensa, perché partono tutti da Tutankhamen, dalla scoperta di tesori. In realtà è tutta un'altra cosa, perché io il tesoro di Tutankhamen non l'ho mai trovato, perché il pennellino per spolverare questi tesori meravigliosi non l'ho mai adoperato. Lo scavo archeologico è pala, piccone, cariola, come gli operai. Però se non altro uno si fa dei muscoli. E quindi cos'è in realtà l'archeologia? L'archeologia non è una cosa romantica, non è una caccia al tesoro, e soprattutto l'archeologia non è quella che noi vediamo nei musei, cioè questi musei pieni di statue meravigliose, tutto quello che volete. Però quando girate un museo e siete arrivati alla 50ª statua, dopo un po' magari uno, diciamo, che ha un'overdose, una crisi, perché non c'è solo quello. Ma purtroppo nei musei italiani questo non si vede, si vede di più magari al British Museum, dove c'è un reparto interamente dedicato alla tecnologia romana. Oppure a Roma, dove nessuno va, un tempo c'era questo museo della civiltà romana, dove si vedeva quella che secondo me è la cosa più interessante, come vivevano tutti i giorni, le tecnologie che avevano, i macchinari che avevano, come erano organizzati. L'archeologia non è solo statue. Quindi nel Museo della Civiltà Romana, che credo sia chiuso e che comunque aveva una damnatio memoriae perché era un museo che era stato fatto da Mussolini, ci sono delle cose fantastiche. Un altro museo che potrei consigliare è il piccolo museo della Villa Regina di Boscoreale, dove voi vedete in questo cratere una fattoria romana, addirittura hanno piantato le viti insieme. E poi c'è questo museo meraviglioso dove voi ritrovate gli attrezzi agricoli che sono gli stessi di oggi, perché c'è la falce, ci sono le zappe, le vanghe, le roncole, tutto quello che adoperiamo ancora oggi, anche l'aratro. Poi certo, allora non c'erano le cose meccanizzate, ma questa è la cosa interessante da vedere. Perché l'aspetto che piace a me dell'archeologia e che io ho scelto come professione è proprio quello dell'architettura, della capacità strutturale, delle cose che loro sapevano fare e che sapevano fare meglio degli altri. Perché loro sono stati così di successo? Perché i romani erano organizzati. Perché sono quelli che hanno creato la struttura dello Stato come abbiamo noi, hanno creato l'organizzazione del territorio che è la stessa che abbiamo noi, le città con le piazze, con le strade, con gli isolati, i ponti, le strade, i viadotti, le fognature, il sistema di sfruttamento del terreno, i porti, tutta l'organizzazione anche della legge, della posta. Queste sono le cose interessanti che noi conosciamo dalle fonti, ma che possiamo conoscere anche dai monumenti. Quindi diciamo che nelle prossime puntate, così, di questi vlog vorrei parlare della tecnologia romana, che non è una cosa da sottovalutare, perché le cose che loro facevano, gli strumenti che loro adoperavano fino all'arrivo della civiltà industriale, quindi delle macchine, sono rimasti sostanzialmente gli stessi. Un esempio per tutti, il modo in cui si cavava il marmo, per esempio nelle cave del marmo di Carrara. Si usavano esattamente gli stessi metodi che usavano loro. Poi dopo sono arrivate le seghe a motore diamantate che hanno cambiato completamente le cose, ma altrimenti la tecnologia era quella, e quello è uno degli aspetti più affascinanti, assieme al resto dell'architettura. Architettura che è nata, è stata progettata veramente come un investimento per durare nei secoli. Pensate al Colosseo o soprattutto all'Arena di Verona.
all'arena di Nîmes, di Arles, voglio dire, all'arena di Arles, dove ancora adesso si fanno degli spettacoli. Quindi semmai questi romani hanno costruito qualcosa che ha durato nel tempo e che continua ancora a durare e durerà molto di più degli stadi fatti in cemento armato. Alla prossima!